C'è anche vera collaborazione. Cerchio Marina attraverso Attilio M, voce della quiete punto vaiano chiocciola gmail.com, a cura di VB, entità pontificale. Ma ora torniamo ai due aspetti messi assieme, autonomia, collaborazione. Quando c'è vera autonomia, c'è anche vera collaborazione. Quando c'è vera collaborazione, c'è vera autonomia. Quando non c'è vera autonomia, non è possibile la vera collaborazione. Quando non c'è la vera collaborazione, non è possibile la vera autonomia. Perché l'una e l'altra, ed entrambe, sono la stessa e identica cosa. Soltanto che la prospettiva è diversa. Nel primo caso io parto dall'individuo e metto l'attenzione sull'individuo. Nell'altro caso io metto l'attenzione su entrambi gli individui che entrano in relazione. Naturalmente mi rendo conto di parlare in un modo cui gli uomini non sono troppo abituati. Essi vedono infatti l'autonomia, non di rado, come contrapposta alla collaborazione e viceversa. Ma quando voi fate l'esperienza dell'io sono, in quel momento, sia pur raro, in cui la fate, non c'è più né autonomia né collaborazione, ma c'è identità. Ma purtroppo di questo per il momento non oso ancora parlare fino in fondo. Posso però accennare ad alcuni aspetti che sono conseguenti a questa affermazione. Io sono. Nell'io sono l'autonomia svanisce come la nebbia di fronte al sole nel primo mattino, quando lentamente il calore la fa ridurre a ciò che essa è all'origine, cioè alla stessa radice di cui è composta l'atmosfera. Nell'io sono voi non vivete altro che l'esperienza dello stare qui e ora. E non importa se nel qui e ora voi lavorate o pregate o parlate. Non importa, perché nel qui e ora voi siete e nel qui e ora voi non potete altro che essere e nel qui e ora voi non potete altro che unirvi a tutti coloro che nello stesso momento sono, e cioè a tutti gli esseri. In quel momento ciò che fonda il vostro esistere è l'identità e nell'identità non v'è autonomia e non v'è collaborazione, ma c'è, casomai, soltanto distinzione. Ma anche questa è una parola insufficiente, perché voi siete uniti e siete distinti, ma in realtà la distinzione è soltanto il modo con cui noi cerchiamo di definire qualcosa che non è definibile umanamente. Nell'io sono, voi semplicemente accettate che l'altro non è, che voi non siete, che tutti non sono, se non la stessa identica cosa. Nell'io sono non esiste collaborazione o autonomia, perché non c'è più l'uno e l'altro, te e me, voi e noi, ma c'è soltanto l'uno. E poiché dell'uno io v'ho promesso di parlare, ora dirò poche cose che riguardano l'essere in quanto, appunto, io sono. Se nell'io sono tutto si riconduce a una unione senza alcuna distinzione, allora che cos'è di voi, che cos'è di noi, che cos'è di te, sorella cara, che stai pensando a questo? Cos'è di te, fratello caro, che stai pensando ad altro? Cos'è di tutti voi che state pensando a una cosa o un'altra? Provate a immaginare che cosa può diventare ciascuno di voi se niente più è distinto. Ma voi non potete ancora immaginare ciò che può essere, potete soltanto sentirlo nominare. E ciò che può essere è una sola frase. Io sono, voi siete, essi sono, non ha più senso se non nell'uno, ossia nel noi siamo. E nel noi siamo non c'è una pluralità fatta di tanti soggetti distinti, ma il noi è il tutto, e il tutto è.
e non ha alcuna forma.